Ciao amici, bentornati o benvenuti sul mio canale. Per chi non mi conoscesse, io sono Giulia, in arte scaloppine, e sono un'artista autodidatta. Oggi finalmente riesco a fare un video che mi è stato richiesto veramente centinaia di volte, ovvero su come trovare il proprio stile di disegno. Sono riuscita a unire 15 consigli e sono molto contenta di averne trovati così tanti. Mi sarebbe piaciuto trovare un video del genere magari 5-6 anni fa, all'inizio del mio percorso. Molti dei consigli che vi sto per dare, oltre ad essere utili per trovare il proprio stile, lo sono anche per stimolare la creatività e uscire dal fantomatico blocco del foglio bianco. Prima di iniziare devo fare due premesse veloci. La prima è che tutto quello che dico deriva dalla mia esperienza personale. Ho testato tutto quello che vi dirò in questo video, quindi penso che come ha funzionato per me può funzionare anche per voi. Magari non tutti i consigli che vi darò potranno esservi utili, ma sicuramente alcuni lo saranno. E mi raccomando, guardate il video fino alla fine per non perdervi dei pezzi importanti. La seconda è che lo stile è la cosa più soggettiva nel disegno, quindi io non ti posso dire con precisione cosa disegnare, ma ti posso dire dove andare a cercare per farlo uscire fuori dalla tua testa. Bene, possiamo partire con il primo consiglio. Usa le reference per allenarti sui volti, sull'anatomia, sugli animali e su tutto ciò che riguarda la realtà. Disegnare con disinvoltura e sicurezza è molto importante quando ricerchiamo il nostro stile, perché l'inesperienza potrebbe intralciarci nel nostro processo creativo. Non usare le reference. Ebbene sì, dopo aver appreso tutte le basi, chiaramente, disegna senza reference partendo delle strutture di base e fai lavorare la fantasia. Raccogli gli artisti che ti piacciono di più in un unico posto per farti ispirare, che sia il tuo profilo Instagram o una bacheca Pinterest. Crea un posto esclusivo solo per questo, senza distrazioni o contaminazioni esterne. Per esempio, io ho un profilo artistico che è dedicato tutto a quello e riesco a seguire tutti gli artisti che mi ispirano di più o che in qualche modo mi motivano. Se hai un profilo misto, che quindi non è dedicato interamente all'arte, ti consiglio di fare una bacheca Pinterest, che puoi usare da qualsiasi dispositivo e non sei vincolato al telefono. Raccogli i dettagli caratteristici dei disegni degli altri artisti che ti fanno più impazzire. Non ti consiglio l'intera opera perché ti sarà più difficile adattarlo ai tuoi disegni. Trovare il proprio stile per me è come un uccellino che costruisce il suo nido. Prende tanti rametti piccoli e diversi e modella il nido che fa più al caso suo e nell'albero che preferisce. Copiare l'intero disegno sarebbe come andare in una casetta di legno già fatta, comprata da un essere umano. Bella sì, ma uguale a tante altre, magari non tanto comoda e in un albero che non ci piace tanto. Ma lasciamo perdere l'uccellino e, dopo aver raccolto tutti i tuoi dettagli, inizia a disegnarli singolarmente e cerca più angolazioni possibili. Poi prova ad adattare questi piccoli dettagli senza guardare le reference del disegno dell'artista che avevi scelto e cerca di usare solo quello che ti è rimasto dentro la testa. So che può essere difficile adattare questi dettagli al tuo stile di disegno, ma lo è semplicemente perché non è una cosa che hai inventato tu, non fa parte della tua creatività e quindi devi adattare le cose che ti piacciono ai tuoi tratti più istintivi. Allena il tratto. Avere un tratto più spontaneo e meno tratteggiato, oltre a migliorare la tua tecnica, può facilitarti a trovare linee più grafiche e distintive. In questo modo puoi farti trascinare dall'istinto. Disegnare con linee sottili, spesse o più modulate può fare tanta differenza e già dare una base al tuo stile. Se non sai che esercizi fare per migliorare il tuo tratto e hai bisogno di un po' di basi, puoi guardare le prime puntate del mio corso gratuito qua su YouTube su come imparare a disegnare. Metto tutti i link giù in descrizione. Vai a vedere delle mostre. Trovo assurdo che molte persone che vogliono imparare a disegnare o già si fanno chiamare artisti non mettano mai piede
dentro delle mostre o dei posti comunque pieni d'arte. Questi posti sono ossigeno puro per la nostra mente ed è anche un metodo principale, secondo me, per alimentare la nostra creatività e fare una scorta di bellezza. Va benissimo creare bacheche e seguire artisti, ma le vere emozioni si trasmettono dal vivo, guardando con i propri occhi da vicino le pennellate, i tratti, senza alterazioni di colori dovuti dagli schermi e soprattutto vedendo le opere della loro grandezza originale. Ti è mai capitato di andare a vedere una mostra di un artista che conoscevi già e di rimanerci male quando il quadro che ti aspettavi grandissimo magari in realtà era minuscolo? Quando vai a vedere una mostra, prenditi tutto il tempo necessario, osserva attentamente ogni singolo dettaglio, cerca di memorizzarlo senza fare foto e abitua la tua mente a catturare ciò che è veramente importante. Puoi anche portarti dietro lo sketchbook e disegnare davanti al tuo quadro preferito, lasciandoti ispirare e prendendo appunti. Quando torni a casa, ripensa alle cose che ti sono rimaste più impresse e cerca di ricreare nelle tue opere le cose che ti sono piaciute di più. Ma come ti dicevo prima, non pensare a tutto il quadro, ma concentrati sui dettagli che ti hanno colpito di più. Non cercare lo stile. Esatto, esserne ossessionati è solo uno stress aggiuntivo che può allontanarti dai tuoi obiettivi. Può essere anche il motivo che ti fa odiare il disegno o che potrebbe farti smettere. Piuttosto allenati e rafforza le basi, che sono sempre importanti e qualche esercizio male non può fare. Ti svelo un segreto. Tu hai già un tuo stile, fidati. Per un semplice motivo che adesso ti spiego. Hai un cervello diverso da tutte le persone di questo pianeta e quello che disegni arriva sempre dal cervello. Le mani sono solo il mezzo che muove la matita e trasporta le idee sul foglio, che di certo vanno allenate, ma il pezzo forte è sempre il cervello. Quello che ti basta fare è disegnare, disegna più che puoi, evita però disegni iperrealistici e griglie che non servono a nulla e ti mettono in gabbia la creatività. Il tuo stile verrà fuori da solo, magari non lo vedrai subito, ma gli altri sì, e se vuoi dargli più opportunità di farlo uscire, devi semplicemente disegnare di più. Sperimenta nuovi materiali e tecniche artistiche. Lo stile non si trova solo nelle linee dei disegni, ma anche nel modo in cui vengono usati alcuni materiali. Magari ti stai fissando tanto sul disegno e l'acquarello, ma il meglio che puoi fare è nella pittura d'olio e ancora non lo sai. Esempio puramente casuale. Trovare il materiale giusto, oltre a rafforzare il tuo stile, può anche migliorarlo, quindi non sottovalutare la cosa. I colori sono un'opportunità in più per rendere distinguibili le tue opere. Per esempio, io ho fatto una scelta molto semplice. Ho mantenuto i miei colori preferiti, invece quelli che odio di più li ho praticamente tolti e rimossi dalle mie palette, così non mi viene neanche voglia di usarli. In questo modo però i miei dipinti sono molto distinguibili anche dal colore. Quali sono i miei colori preferiti lo potete vedere a colpo d'occhio aprendo il mio profilo Instagram. Anche l'intensità può giocare un ruolo fondamentale tanto quanto una palette molto precisa. Se penso a colori tenui e scuri mi viene in mente un artista, se invece penso a un solo colore come il rosso molto deciso me ne viene in mente un altro. Anche pensando per combinazioni di colori mi vengono in mente un sacco di artisti, ve li metto qua da qualche parte mentre parlo, un po' meno quando penso a degli artisti che disegnano in bianco e nero, perché lì sono meno le possibilità che hai di emergere. Non ascoltare gli altri. So che sembra una cosa brutta da dire, ma questo può essere il motivo per il quale non riesci a trovare il tuo stile. Ascoltare i pareri degli altri ti porterà ad avere soltanto tante cose diverse e discordanti tra di loro, probabilmente non ti piaceranno nemmeno e ti metteranno in confusione. Mettiti bene in testa che quello che fai non può piacere a tutti, anzi non deve, ma la cosa più importante è che piaccia a te. Disegna quello che più ti piace, ti appassiona e ti rende fiero e
soprattutto ricordati che deve essere un piacere farlo. Trova una linea di cose coerenti tra di loro, ma già il fatto che ti piacciono può essere il filo che conduce a te. Usa uno sketchbook per buttare giù tutte le tue idee, allenarti e prendere appunti. Disegna il più possibile lì dentro, sperimenta e non pensarci troppo su. È importante che sia uno sketchbook perché così avrai tutto insieme, non puoi strappare le pagine, quindi non puoi togliere. Se fai una cosa brutta, devi tenerla, devi guardarla e devi avere la possibilità di tornare indietro nelle pagine e riguardare le tue cose. Prendendo tutto in un modo così più leggero, ti sarà più facile disegnare e ti sentirai molto più libero. Oltre a questo, puoi anche fare una cosa che faccio io, ovvero prendere appunti, darsi dei voti, dire quello che ti è piaciuto nel disegno, quello che non ti è piaciuto, quello che vorresti fare la prossima volta o cosa potresti migliorare. Scriversi degli appunti è utile anche quando si riapre lo sketchbook e non si ricorda più a che punto eravamo rimasti. Questo quadernetto devi vederlo come una cosa per progettare, pasticciare, lasciarti andare ed è così che verranno fuori tante idee nuove e interessanti. Usa le emozioni che vuoi trasmettere per caratterizzare alcune parti del volto, enfatizzando certe espressioni. Lavoraci su e a volte è anche bello esasperarle per riempirle di stile. Ci sono artisti che fanno di uno stato d'animo il proprio stile. Se senti di dover comunicare sempre un'emozione in particolare, quella potrebbe essere la tua nota distintiva. La differenza sta nelle piccole cose. Ti piace mantenere uno stile realistico, ma vuoi comunque dare un tocco distintivo? Nessun problema. Fai delle piccole modifiche che magari a colpo d'occhio non si notano, ma nell'insieme delle tue opere si percepisce qualcosa di comune. Puoi modificare alcuni dettagli degli occhi, per esempio, come le ciglia, farle più o meno folte, magari molto lunghe, oppure con le ciglia ciuffetti. Anche il chiaroscuro può essere un modo per distinguersi. C'è chi lo fa molto leggero, c'è chi lo fa molto sfumato, c'è chi lo fa tratteggiato, tratteggiato leggero, tratteggiato pesante, tratteggiato deciso, tratteggiato abbozzato, insomma ci sono un sacco di modi per farlo. Decidere anche se dare più o meno importanza a certi elementi del volto, per esempio, può essere una cosa interessante, come, che ne so, fare delle labbra molto velate, un naso appena accennato o viceversa. Studia, informati e leggi. La conoscenza è alla base di tutto. Cosa ha ispirato gli artisti del passato, le difficoltà che hanno avuto, come le hanno risolte, le innovazioni nel nostro settore, gli studi scientifici che sono correlati con l'arte o con i colori, la storia dei materiali che usiamo, da dove provengono, l'arte delle altre culture, cercare anche nuovi materiali. Tutto questo ti aiuterà a vedere sempre le cose con una prospettiva diversa, dinamica, stimolerà la tua creatività e sarà più semplice trovare qualcosa di unico. Lo stile è una ricerca continua, non è una cosa che basta trovare una volta, farà parte della nostra evoluzione artistica. Tramite lo stile e la tecnica sarà più semplice per noi mutare in cose diverse, più belle o più originali. Basterà conoscere le storie di alcuni artisti per capire come cambieremo anche noi se faremo dell'arte la nostra vita. Continua a cercare nella tua quotidianità le cose che ti piacciono e che ti rendono felice, tutto il resto verrà da sé. Eccoci arrivati alla fine, non ho più consigli da dare adesso, anche perché potrei iniziare a diventare ripetitiva. Sono contentissima di aver fatto questo video perché dopo aver fatto qualche ricerca sul web non ho trovato assolutamente niente di simile. E sapete che io sono sempre contenta di divulgare quello che imparo, non voglio tenerlo per me perché non ha senso. Lascio in descrizione il link del video che avevo fatto qualche mese fa sui libri che ho letto inerenti all'arte, può essere molto utile per iniziare con il consiglio 14. E basta, per oggi detto tutto, io ringrazio sempre chi guarda i video fino in fondo, chi mette like e chi si iscrive, siete molto carini. E vi saluto e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!